Sorpresa, pensavate di trovare la action su Facebook, su Instagram o su Twitter? E invece no, abbiamo deciso da qualche settimana di uscire da questo social, da queste tre forme di social, per una riflessione che abbiamo fatto un po' istintiva, come sono fatta io, ma anche coerente col posizionamento della nostra società. Siamo andati sui social, su questo tipo, tre tipologie di social, qualche tempo fa, perché c'era stato detto non puoi non esserci. E ci siamo andati. E da imprenditore esserci oggi come società è impegnativo, perché è un media, va gestito in un certo modo, ma tendenzialmente questo non ci spaventa, è il nostro mestiere. Poi mi sono chiesta, ma è coerente col mio posizionamento? Perché io per i miei clienti sono come un medico, ho il segreto professionale e la riservatezza è una delle grandi cose di cui vado fiera e che mi permette sul mercato di andare sempre a testa alta. E non vorrei venire essere scelta come società, come action agency, solo perché faccio lo showreel o pubblico le foto degli eventi che faccio per i miei clienti. Credo che la riservatezza nei confronti dei miei clienti sia la base del mio lavoro e spero dopo 30 anni che action agency non abbia bisogno di far vedere le foto dei propri eventi per conquistarsi la fiducia dei propri clienti. E in più, perché essendo degli innovatori, stiamo investendo su una nuova tipologia di comunicazione sul digital, stiamo investendo sul podcast, stiamo investendo su un altro tipo di comunicazione e poi perché in questi anni nessun cliente mi ha cercato per farmi lavorare perché ha visto la mia pagina Facebook. Quindi arrivederci su altri media, sul nostro podcast Action Pensiero in Azione e su nuove cose che faremo e che cercherete di scoprire navigando.